La parola riforma è una delle più ricorrenti che abbiamo sentito dall'inizio della cosiddetta Seconda Repubblica. Sotto il nome di riforma abbiamo visto operare ogni genere di nefandezze, tanto che in ogni settore a sentir parlare di riforme vengono i brividi ai cittadini coinvolti. E adesso ci troviamo a parlare di riformare lo Stato, la forma di governo, la forma di Stato. E a questo punto rabbrividire sono tutti i cittadini. Rabbrividiscono all'idea di mettere mano alla nostra Costituzione, che può essere considerata tra le più belle del mondo, almeno nella prima parte, sia un Parlamento eletto con una legge elettorale che ravvisa profili di incostituzionalità. Un Parlamento che al suo interno non è ancora riuscito a risolvere conflitti di interesse, incompatibilità e incandidabilità, nonché per la presenza di persone che, seppur candidati, di candido avevano ben poco. Questo Parlamento si appresta a effettuare una riforma a suo dire epocale. Almeno così pensavamo, invece, fin dal principio avremmo dovuto capire che così non era. Dalla nomina di un ministro per le riforme costituzionali, già citato nell'intervento dei miei colleghi. Guardate bene, non un ministro per le riforme, semplicemente come è stato fatto negli ultimi anni, ma un ministro delle riforme costituzionali, attribuendo quindi al governo, anziché al Parlamento, quell'azione propulsiva riformativa, una novità assoluta. E oggi ci troviamo inoltre ad affrontare un percorso strano, un percorso che facciamo fatica a capire e che vorrei spiegare per bene affinché anche i cittadini che magari ascolteranno, leggeranno il testo potranno capire. In sostanza noi intraprenderemo un percorso per modificare la Costituzione per accelerare il processo di modifica. In sostanza impiegheremo circa 6 mesi per approvare nei 2 rami del Parlamento, con uno stop di 3 mesi in mezzo, e per fare il doppio passaggio, una modifica di procedura di modifica. C'è un giro di parole. Al termine di questi 6 mesi circa, finalmente potremo iniziare il processo di riforma, che sarà più breve, nel senso che tra le 2 approvazioni, anziché 3 mesi, magari passeranno 2 mesi. In sostanza si interviene sulla Costituzione per modificare le regole per modificarla, è questo che oggi stiamo trattando. Si avvia un percorso di mesi che porta all'attuazione di una riforma costituzionale per prevedere tempi più brevi per le successive riforme, tempi un po' più brevi. La domanda che sorgerebbe spontanea è: perché non utilizzare questo tempo iniziale per promuovere direttamente le modifiche necessarie? Una tacita ammissione di non avere le idee chiare, di non avere né la volontà né la capacità di avviare quel processo di rinnovamento dello Stato e del Governo, da tutti auspicato, tanto da far prendere tempo, perché a noi sa tanto di una presa di tempo. Andiamo nel dettaglio delle proposte di modifica al percorso per modificare la Costituzione. Innanzitutto l'istituzione di un comitato, di una nuova bicamerale, 20 Camera, 20 Senato, insieme alle rispettive commissioni affari costituzionali, è una cosa che abbiamo letto in più mozioni, in sede referente, che a dire delle mozioni permette di ridurre e ottimizzare i tempi di esame delle proposte di modifica nei 2 rami del Parlamento. Dimenticando che le 2 commissioni di Camera e Senato hanno già dimostrato di potere e sapere lavorare insieme, indipendentemente dal fatto che si prevede in Costituzione questa modalità di collaborazione paritetica. In sostanza, evitiamo una nuova bicamerale che potrebbe portare ai fallimenti già visti. Le 2 commissioni potrebbero già lavorare insieme. Istituzionalizzare con una complessa riforma costituzionale ciò che già si può fare ci sembra una forzatura. La mozione di maggioranza al terzo impegno, in particolare, prevede l'introduzione nell'ambito di detta riforma elettorale di previsioni di modalità di esame presso le assemblee con tempi rapidi e certi, stabilendo anche un limite di 18 mesi. Questioni che potrebbero, a nostro avviso, essere approvate già domani con delle semplici modifiche regolamentari nei 2 rami del Parlamento, senza dover scomodare una riforma costituzionale per velocizzare delle procedure. L'unica novità degna di nota nelle mozioni è l'ultimo impegno, cioè la facoltà di richiedere comunque il referendum confermativo a prescindere dal raggiungimento del quorum deliberativi dei 2 rami del Parlamento, cioè dei 2/3. Doveva essere obbligatorio, adesso è diventato facoltativo, ma è già un passo avanti. Il punto però che un po' ci inquieta è la generica previsione, sempre nell'ambito dell'impegno per la proposta di legge di revisione costituzionale, affinché l'esame presso le assemblee avvenga secondo intese raggiunte tra i 2 presidenti di Camera e Senato, un impegno generico che è già previsto dai regolamenti e quindi ci sembra un po' eccessivo introdurre, che ci auguriamo non apra la strada a strane proposte come l'approvazione congiunta del testo definitivo in un'aula congiunta Camera e Senato, un'ipotesi già ventilata nelle settimane che hanno preceduto questo dibattito.
ci auguriamo appunto che non apra a questo. La nostra proposta prevede di utilizzare i prossimi 6 mesi, anziché in un lungo processo tecnico di modifica dei modi per modificare, perché è questo che ci accendiamo a fare, modificare i modi per modificare la Costituzione, in una vera e propria consultazione popolare di indirizzo. Ridiamo ai cittadini la possibilità di decidere le forme di Stato e le forme di governo di cui questo Paese deve dotarsi. Una consultazione popolare al termine di un percorso di informazione che vede coinvolti 3 soggetti, cioè 2 soggetti, i gruppi parlamentari, protagonisti del dibattito all'interno di quest'Aula, in sostanza dovrebbero traslare all'esterno il dibattito parlamentare, utilizzando i mezzi di informazione e quindi aprendo il dibattito ai cittadini, istituzionalizzandolo e tutelandolo nelle forme di imparzialità, trasparenza, parità di accesso e partecipazione. Quindi utilizziamo i mezzi di informazione, il servizio pubblico in particolare, per fare informazione e formazione seria. I centri di cultura, le scuole di ogni ordine e grado, le biblioteche, le associazioni, gli enti locali, che possono avviare percorsi formativi, avvalendosi anche di esperti, sui temi della forma dello Stato e della forma del governo. La consultazione popolare di indirizzo, distinta sulle varie tematiche, forma di Stato, forma di governo e perché no anche legge elettorale, sulla base di quesiti che potranno essere formulati alla fine di questo dibattito pubblico dagli stessi gruppi parlamentari, appunto attuando questa traslazione del dibattito parlamentare a un dibattito pubblico, oppure da un comitato di garanti, insomma in qualche modo questi quesiti che chiedono ai cittadini di esprimersi sulle proposte di riforma di Stato e Governo distintamente, prevedendo anche l'opzione zero, da non dimenticare, e cioè la permanenza dello status quo. Perché benché noi qui parliamo di riforme, non sappiamo se i cittadini, la maggioranza, queste riforme magari non le vogliono e preferirebbero che impegnassimo il nostro tempo a fare altro. E inoltre, la novità che ci piacerebbe poter introdurre è l'abbassamento dell'età a 16 anni per l'accesso a questa consultazione popolare di indirizzo straordinaria. Perché qualunque tipo di riforma dello Stato andremo ad approvare avrà i suoi effetti nei prossimi anni, non prima di un biennio da adesso. Pertanto riteniamo opportuno che debitamente formati e informati, coloro che subiranno o si gioveranno, questo non è dato saperlo, di questa eventuale riforma, saranno proprio i giovani che si apprestano a votare per la prima volta fra qualche anno. Questi giovani devono essere coinvolti anche nel processo riformatore. E infine tutto il percorso di riforma deve avvenire all'interno degli istituti già previsti dagli articoli della Costituzione, 71 e 138, censurando fin da ora ogni forma di modifica della Costituzione volta a semplificare il processo di modifica, in quanto potrebbe essere strada pericolosa. Questo in merito alla mozione. In merito alla legge elettorale abbiamo presentato un ordine del giorno. È chiaro che, come già detto da altri colleghi, è necessaria una clausola di salvaguardia, una modifica immediata per evitare che si vada a votare col porcellum. È noto che la qualità della legge elettorale definita porcellum non ha bisogno di commenti. E non sappiamo ancora se si definisce porcellum perché è una furbata oppure perché è una brutta legge. Nel dibattito è stata introdotta la proposta del ripristino del Mattarellum. Noi ci vogliamo sottrarre al dibattito sulla bontà del Porcellum o del Mattarellum, perché sappiamo che questo dibattito solitamente si basa su meri calcoli di convenienza elettorale. Non è questo che oggi serve al Paese. L'attuale legge elettorale ha degli aspetti di probabile incostituzionalità e delle criticità che sono a tutti note. Pertanto riteniamo che nell'attesa di una nuova legge elettorale che non risponda a calcoli contingenti, si possa procedere a una revisione dell'attuale legge elettorale che risolva almeno le criticità e i profili di incostituzionalità già evidenziati, come l'introduzione della preferenza, che non comporta alcun cambiamento sostanziale, l'uniformità del metodo di calcolo del premio di maggioranza tra Camera e Senato. Questo è uno dei profili che rende questa legge rende difficile poi la governabilità. Ecco, l'introduzione di una soglia minima per accedere al premio di maggioranza, una soglia minima significativa. E infine uniformità tra liste in coalizione
e liste non in coalizione nell'accesso alla al calcolo della ripartizione dei seggi, per evitare che si facciano quelle coalizioni strumentali a poter accedere a una ripartizione dei seggi con minimi incrementi percentuali, e invece si tenda più a concentrare nelle singole forze politiche la presenza nelle consultazioni elettorali. Grazie.